Io ringrazio Gigi, si è prestato per tutti gli sneak peek. Gigi, grazie per la presenza. È un piacere, signor Grax, essere qui con lei. Io spero, ragazzi, vi faccia piacere e voglio dirvi che Gigi è stata la prima persona che ho conosciuto su YouTube. Ci conosciamo dal 2015 e siamo ancora qui a divertirci insieme, a farvi divertire. Quindi sì, droppate sto like, iscrivetevi, primo link per Gigi, i codici li conoscete. Si può scalare anche insieme, tra l'altro, che adesso Gigi si scala easy. Mo se scala di brutto. Parlando dello sneak peek di oggi. Spoiler, Gigi sempre sulla mia sinistra. Edgar, ragazzi, Edgar, posso dirlo in via ufficiale, in maniera ufficiale, uscirà il 19. Vi sto guardando negli occhi. Poi non mi venite a chiedere come le spille quelle della Championship. Il 19, come offerta del Broly Days, credo per 24 ore, ci sarà sì. Edgar nel negozio. Passate parola. Il 19 o mai più, ragazzi. Esatto. Ricordatevelo. Gratis, altrimenti sarà epico. Quindi poi lo troverete, ragazzi, con rarità epica nelle esatto. casse. Guardate esatto. l'immagine, che figata che è. Cioè, molto sinistro, molto emo. Sì. Allora, io l'ho già testato perché nel canale di Gigi uscirà un video insieme, però adesso lo vediamo nel dettaglio, le statistiche che non le conoscevo e non le ho viste. Livello 10, Edgar Sicario epico. Edgar è un ragazzino un po' troppo irascibile che va matto per il parkour. Ah, quindi parkour. Salta per i muri, le case, fantastico, ragazzi, scala. Fa cose strane. Non ho visto le emoticon, attenzione, bellissime. Non sai nemmeno io. Non si muovono, sono ancora statiche, ma credo che nei prossimi aggiornamenti arriveranno. Lo faranno. Carine, hanno tutte quante la sciarpetta, poi c'è anche quella con lo smalto nero, simpatico. Sì, ma quella che fa l'ok con la sciarpetta è la mia preferita, già. Il cuore nero, carina. Certo, io sono simpatico, sono contento, in realtà dovrò spendere altri soldi per i pacchetti, per trovarle tutte quante, perché andranno nei pacchetti quelli shoppati. Vediamo le statistiche. Attacco, yes. Attenzione, 5 tacche rosse. Difesa, 3 tacche verdi. Utilità 1, quindi non è che sia tanto supporto. Super salto acrobatico, giustamente, ecco perché è vero, fa parkour, salta, ragazzi, tipo, l'ho detto anche nel video di Gigi, è una sorta di gran cavaliere dei Clash Royale. È vero. Saluto un po' bassa, a livello max 4200. Sì. Però, come stavamo dicendo anche nel mio video, si ricarica quando colpisce. Quello è vero, quello è vero. Quindi può essere interessante. Compensa questa mancanza di salute. Velocità sì. molto rapida. Danni 2 per 756. Mi sembra. No, Rosa ne fa 3. Questa Rosa ne fa 2, quindi è una cosa un po' più particolare. Però lui li ricarica molto più rapidamente. Cioè, lui puoi proprio spammare mamma i cazzottoni della sciarpa veramente a manetta. Portata corta, giustamente è un tank, tra virgolette, vabbè, uno da vicino. Certo. Velocità di ricarica molto rapida. Salute. Dai danni il 25% si riprende, sì. Non male. Che poi tra l'altro è un sicario come Mortis, se ci pensi. Ah, è vero, non è tank. No, è sicario come Mortis. Certo, perché è silente, magari puoi jumpare e prendere qualcuno che campera nella cicogna. Esatto. Questo è particolare, esatto, da tenere a mente. Salto acrobatico, la super che vi dicevo può jumpare. Portata normale, occhio, perché la super senza la star power vale non molto toglie. Di meno, perché non toglie danno. Quindi il vero Edgar comincia a spaccare con la star power. Causa 1000 punti danni al momento dell'atterraggio. Al momento dell'atterraggio c'è anche un leggero, diciamo, booster. Un piccolo potenziamento, esatto, un booster per quanto riguarda la rapidità, che può essere interessante. Sembra un po' il primo, no? È vero, l'abilità sì. stellare è il primo. Che jump e poi va veloce. Il gadget, esatto. La super di Edgar viene ricaricata, mamma mia, devastante, ragazzi, nel 700% più veloce, perché la super è come quella di Beryl. C'è un misto, ragazzi, gran cavalletta di Clash Royale, Beryl e Corvo. Immaginatevi se esce su questo brawler un gadget con lo shield. Il panico devastante. Praticamente questo gadget vi fa ricaricare instant la super del 700% in più, che può essere comoda sia per scappare via che per andare a prendere sì. qualcuno magari che vi sta scappando via, o fare gol per 3 secondi. È vero, fare pure gol. Tra l'altro vi dico, andate a vedere il video di Gigi, perché ho fatto una schillata incredibile. Grax BS in tranquillità. Allora, si ricarica la super da sola, guardate, ragazzi, come va veloce. I colpi ovviamente sono con la sciarpa, ragazzi, spettacolare. Il raggio d'azione della super non è, diciamo, incredibile, sì, esagerato. È giusto, perché altrimenti sarebbe troppo forte. Vabbè. Il gadget tra poco lo vediamo, prima me la jumpo e guardate i 1000 di danno che fa grazie alla star power. Ma vedete, regà, 189 si riprende, che credo sia il 25% dei danni che fa. Mi sembra sì, di sì, è vero. Quindi va in base, ragazzi, al livello del brawler che avete. È sì. tanta roba. Bellissima anche la voce. E io vado a fare una ulti. Utilizzo il gadget. No, è sbroccato, ragazzi.
E ce l'hai già di nuovo. Questo praticamente è totalmente sbroccato. Non la ricarico completamente, però basta semplicemente fare una combo. Guardate come, eh? Ulti, gadget, colpisco e me ne vado. E ce l'hai già. Ma di che vogliamo parlare, ragazzi? È pazzesco. Devastante. Certo, non è un mostro assoluto, però per me è OP. E adesso andiamo a testare magari con Gigi. Sapete dove? Yes. In Food Brawl, in rapina. Facciamo qualche partita anche con i bot per renderla un po' più divertente. Food Brawl, Brawl Trafford. È una mappa abbastanza stretta, quindi può funzionare. Ah, niente contro Dynamike. Io credo, ragazzi, che Dynamike sia proprio la preda preferita. Cioè, li puoi jumpare in face. Mi dimentico pure della palla per andare a prendere Dynamike. Guardate che combino. Cioè, easy, regà. Jump. Ecco, io ho fatto danno. Te lo prendi proprio facile, fai. Sì, sì, sì. No, ragazzi, te lo mangi a colazione. Ragazzi, guardate quanto poi. Mamma mia. Ma è pure veloce. Eh sì. E questa è proprio la classica strategia del primo. Prendi, vai. Ragazzi, un brawler pazzesco per Food Brawl. Sembrano gli schiaffoni di Bud Spencer e Terence Hill. Aspettate, ve lo alzo. Sentite che roba. No, pazzesco. Non ci ho fatto caso. LOL. Questa è una citazione infinita, ragazzi. I vecchi film dei mazzate, dei colpi sulla testa, il pugno a martello. Bello, ragazzi, un bellissimo brawler. Vedremo anche l'animazione di vittoria e di sconfitta. E poi, se ci fate caso, fa anche un leggero effetto tipo energetico il colpo della sciarpa. Non è un colpo secco, ma fa tipo del fumo, una cosa strana. Sì, sì, è particolare, tipo mistico. Sì. È una sciarpa animata. Jump sul Dynamike, non mi sono avvicinato. Cioè, non l'ho colpito, mi sono avvicinato molto. Che brawler, ragazzi. Ma mi piace tanto. Molto interessante. È molto divertente, sì. Guardate i danni che fa. Non è come rosa, ragazzi. No. Cioè, no. La rosa uscita, non mi ricordo quando, però la prima rosa, la prima versione di rosa distrusse completamente il gioco, ragazzi. Con quello shield era immortale, praticamente. Immortale. Era distruttiva proprio. Questa è forte, però non è in quel modo lì. La facciamo, ragazzi, in solo in sopravvivenza con tutti quanti i brawler, perché in questo modo possiamo farmare le casse, diventare sempre più forti e poi jumpare sugli avversari. Un Edgar con 10.000 di vita, te lo immagini? Immortale totalmente, te possono pushare ma tu li jump in the face. Devastante. Però sono veramente contento che abbiano riutilizzato quella, diciamo, peculiarità di Beryl di caricarsi la ulti, che è molto ci voleva un altro brawler con quella meccanica. Sì. Mamma mia, che anni che fa, raga. Guardate il bombardino. Ciao, bomber. Fermatevi. Fidatevi che è tanta roba. Allora, io ho 4 power up. Ho 5.800 di vita. Non è male per niente. Utilizzo anche l'emoticon. Tac. Gigi. Bella fight, eh. Potrebbe essere interessante. C'è un altro che sta giocando a nascondino. Ecco, Mortis, tra l'altro. Un sicario proprio. Allora, io vorrei approfittarne, ma ho sbagliato. Quindi, te hai 8 power up, il doppio. Allora. Non sarà semplice, ragazzi, vincerla, eh. Colpetto entrato. È vero, gadget contro gadget. Arriva il jump, schivato quasi. Ce l'hai. Non so come ho fatto, ragazzi. Pazzesco. Ah, raga, non ci siamo soffermati sulla sconfitta. Voglio chiudere assolutamente con l'emoticon di sconfitta. Quindi al volo una 3v3 ma tagliata. Ci tengo a lasciarvi, ragazzi, con sta schermata che è veramente incredibile. Guardate che pezze che prende. Ma poi costantemente. Cioè, questa dovrebbe essere l'emoticon, l'animazione da schermata home. Guardate i pezzi. Sì, sì, ragazzi, sì, devastanti. Un Grax schiaffeggiato vi saluta. Ringraziamo Gigi per questi sneak peek notturni che devono essere abbastanza tranquilli. Non ho appena urlato perché mi faccio prendere l'emozione. Like, iscrivetevi, campanella. I codici li conoscete. Primo link per Gigi. Seguiteci su Instagram. Chi più ne ha più ne metta. Vi mando un kiss. Divertitevi con l'aggiornamento e con sti brawler il 19. Ciao Gigi, grazie tutto. Ciao ragazzi, grazie a lei, signor Fer. Sì, signor Fer. Ciao Fer, ciao. Ragazzi, a lei, signor Grax. Ragazzi, non taglio niente. Sono le 1:24. Madonna. È l'1:24. Ciao, ciao Ferri.